Le immagini che state vedendo sono una sintesi di circa 60 minuti di riprese realizzate tra le 11.30 e le 13.30 di martedì 28 agosto, che dimostrano in maniera inequivocabile come il fu sindaco di Ragusa Nello Di Pasquale abbia utilizzato risorse pubbliche, autovetture e dipendenti comunali, per farsi assistere in un'iniziativa privata, nello specifico un'intervista ad un giornale incentrata sulla discesa in campo del Di Pasquale per le prossime elezioni regionali. L'auto del comune, tra l'altro, è rimasta nell'occasione posteggiata in divieto di sosta per oltre un'ora e mezza in mezzo alla rotatoria che conduce anche all'ospedale civile di Ragusa, sede del pronto soccorso. Da apripista con la sua rara eleganza. 17 anni e non sentirli. Baren non è solo uno stallone di successo, è ancora un cavallo fiero, un cavallo, è ancora quello delle grandi emozioni, delle 66 vittorie sulla sua corte, dei trionfi in mezzo mondo, Italia, Stati Uniti, Germania, Finlandia, Svezia, soprattutto quello dei Brigami Ric vinti a Parigi, a casa del nemico francese con un'emozionante retta colorata di bianco, rosso e verde. Baren c'è ancora, quegli appassionati tifosi no. L'ittica di quegli anni non esiste più, sgriciolata dalle gestioni sciagurate della soppressa Unire Assi, ma i 15.000 di Monte Giorgio hanno raccontato una realtà diversa, quella di uno sport che sogna di regalare ai suoi tifosi, oggi nascosti a lui, un altro fenomeno come il capitano dell'ippica italiana. E passiamo al Moto Mondiale di Rio Grande, una sessione di test in vista dei prossimi appuntamenti con un occhio al 2013 di un tuffo nel suo recente passato per l'Oro Scapirossi. Segniamo il nostro inviato Paolo Besrano. Destra quindi senza le Ducati e senza Spoda, e ormai invertite quelli di ieri a Bordeaux, con Calcaccio davanti ad Andrea Dovizioso e a Claudio Lorenzo. I due pensati avete davanti a quello ufficiale, insomma, ma lì per
del mondiale è l'unico per provare cose nuove e si è dovuto sobbarcare il primo contatto con una versione 2013 della M1 che però non ha particolarmente eccitato. Il vincitore della gara, Pedrosa, a quanto tempo, si è dedicato al normale lavoro di affidamento senza apparenti rivoluzioni. Mentre è arrivato da Mosca, dove aveva corso il Superbike, Jonathan arriva a prendere contatto con la Honda di Stoner. Approccio light, intelligente, tanti giri senza cercare velocità, ma conoscenza. La cosa più bella della giornata è però stato vedere Loris Capirossi tornare in sella dopo il ritiro a fine 2011 e girare con la Honda di Volpi e Stevani e CRT. Sembrava tornato un ragazzino felice. Mi sono divertito tantissimo. Devo ringraziare tutti della Honda. Forse la cena brigata ha dolore alla testa, le sedute sul lettino dello psicologo mi faranno tornare con le gambe per terra. In Argentina adesso, dove sono stati proclamati i vincitori del campionato mondiale di tango, una coppia affiatatissima di Buenos Aires, Elisabetta Noel. In Argentina il tango è molto più di un ballo, è l'orgoglio di una tradizione popolare nata povera e diventata arte, un simbolo di identità nazionale riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Sono 357 le coppie in pista, arrivano da ogni angolo del pianeta per la grande milonga nazionale, il campionato mondiale di tango.